Era, non sapevo più cosa fare. E allora ho deciso, era tutta sudata, cosa gli metto, porca miseria, allora inizio, tolgo il vestito che ce l'avevo addosso, purtroppo sono rimasto così. Però mi dispiaceva lasciare la lenna sudata, perché non voleva proprio sapere più da andare avanti. Porca vacca. E allora ho detto, vabbè, prendo quello che ho messo lì, cerco un po' di fieno per dar da mangiare, niente, la paiosa solo paia, porca miseria. E vabbè, forse resisterà, se è giù ancora, quando ritorno. Mauro, che ne dici? Troviamo ancora. Troviamo ancora, paia, guardarci, e va bene. E allora, mi avvio su, piano piano. E questo posto fantastico, ho detto, va, è questo. Però dovevo trovare qualcosa, ho detto, in fondo il sacco forse c'è ancora qualcosa a portare su al rifugio. Gli ho detto, se ci sono delle belle donne, guarda, accendi la luce. Allora, donne, forse, wow. Guarda, una piccola... Wow. Una piccola... Le ho rubate nel giardino, giardino dell'Antonella, perché ultimamente non sapevo, ero rimasto senza niente, adesso devo andare a rubare un po' da qualche parte, allora, avrò fatto una brutta, scusate, sono anche un po' mosce, perché è arrivato fino qua su, insomma, beh, allora, prego. Fate finta di niente. Questa è per... Purtroppo è rimasta senza lo stelo. Grazie. Lo stelo ci sta fuori. Grazie. Prego, scusami. Tieni. Aspetta che faccio il giro. E anche per di tutti. E dai. Partiamo da qua, è quello che ho organizzato. Grazie. E per la Laura. Grande Laura. Ecco, una donnina c'è anche, piccolino, ecco. Grazie. Era in casino, ma no, voi, come mai? Luigi, stop. Luigi, non perdere il conto. Però dicevo che Babbo Natale c'aveva lì un coso fuori misura, non mi sembra che è freddo. Dove sono arrivato? Tre già.